sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón. La partita di oggi lo sapevamo che era molto difficile, incontrare la seconda in classifica e voleva aprire il campionato per noi era molto, molto problematico, infatti noi avevamo già pensato di giocarcelo a viso aperto per poter vincere e metterci addirittura 9 punti di vantaggio. Loro alla fine non me l'aspettavo, ma sono venuti quasi come se volevano portare il punto a casa, infatti è stata una partita abbastanza brutta, maschia, e fortunatamente alla fine siamo riusciti a fare gol con una bella azione di Franco. Ha messo palla in mezzo e Portone ha fatto gol. A questo punto 9 punti di vantaggio, 8 giornate dalla fine, bisogna soltanto gestire e logicamente non pensare di averla già vinta il campionato, quindi prendere tutte le altre partite sempre a viso aperto e cercare di fare sempre il massimo risultato.
I tifosi, cosa dire ai tifosi? I ragazzi sono tutti i ragazzi della nostra scuola calcio, hanno dato tantissimo, sembravano veramente il 12° uomo in campo oggi, 70-80 ragazzi, venire qua con l'entusiasmo, divertirsi, incitare senza offendere gli avversari ma soltanto la nostra squadra, veramente un plauso e bravo a tutti quanti i ragazzi. Oggi è un giorno di festa perché quasi sicuramente con questa vittoria si è decretato la vittoria del campionato. È un risultato a cui noi ambivamo molto, l'abbiamo costruito nel tempo attraverso un lavoro paziente, attento, grazie a una dirigenza pronta, matura, accorta, che ha saputo coniugare la selezione di ottimi calciatori con l'utilizzo di risorse limitate. Oggi il Puglianello si riconosce in questa politica, una politica di premio per l'impegno, per la passione, per l'amore dello sport, ed io sono qui a rallegrarmi di questo bellissimo risultato, perché questa comunità oggi si conosce in questa squadra, in questo risultato, ed è fiera di tutto quello che sta succedendo. Guardate, veramente mi hanno commosso, non pensavo che l'entusiasmo potesse toccare loro in modo così forte. Tutti i ragazzi della mia comunità si sono entusiasmati e questo mi fa piacere, perché li avvicina ulteriormente a questa bellissima disciplina. È stata una partita combattuta, condizionata comunque da questo grande caldo di oggi, il primo caldo che comunque ha condizionato tutte e due le squadre. Abbiamo fatto la nostra solita partita con il calcio che pratica il nostro allenatore, quello offensivo. Abbiamo avuto delle buone occasioni il primo tempo, il secondo tempo siamo partiti di nuovo forte, abbiamo preso una traversa, qualche episodio in area di rigore e poi fortunatamente con un bel gol di Portone abbiamo sbloccato la partita.